Si sono appena concluse le primarie del Partito Democratico anche qui a Cesa, dove a farla da padrone è stata per Luigi Bersani con il 63%. Il segretario Enzo Guida commenta questo risultato. Io credo che sia un risultato molto più che soddisfacente. Raggiungere in questo paese una percentuale che supera di gran lunga il 50% significa che c'è stato un lavoro politico interessante che ha consentito di raggiungere questo traguardo, però credo che al di là del risultato politico sia doveroso un ringraziamento da parte mia a tutti coloro i quali hanno lavorato in questo mese per allestire tutta la fase organizzativa, che è stata molto complessa dalla fase della registrazione fino alle operazioni di voto. E devo dire, e questo diciamo è un qualcosa che ci tengo a sottolineare, che senza l'aiuto forte, costante dei volontari, tutta questa operazione di voto delle primarie non sarebbe stato possibile. In più devo aggiungere, e questo anche in questo caso lo faccio con una forte caratterizzazione, che l'ossatura di questa organizzazione ancora una volta è stata dei vecchi militanti, intesi vecchi come anzianità di servizio, tra virgolette, nel senso persone, qui ne sono presenti alcuni come Gino Parisini, Cesario Rao, Antimo Dell'Uomo, Luigi Alma, l'amico Antonio Esposito che rappresenta la parte di SEL, cioè Luigi Pagano, più altre persone che hanno contribuito a portare avanti questo enorme lavoro, insieme anche all'altro consigliere comunale Mimmo Mangiacapra. Abbiamo fatto un lavoro che è stato sia politico per cercare di convincere le persone a venire a votare, e vi garantisco che non è stato facile, e in più abbiamo dovuto fare anche un lavoro organizzativo che anche in questo caso è stato abbastanza complesso. Alla fine possiamo dire di essere soddisfatti sia in termini di partecipazione, anche poi sotto questo aspetto noi abbiamo allestito un coordinamento del centro-sinistra guidato dall'avvocato Antonietta De Michele, che pure nel suo ruolo di volontaria ha dato una grossa mano, insieme a Luigi Verde, altra persona che pure ha contribuito in maniera determinante all'organizzazione. Quindi abbiamo cercato anche di allargare la fase organizzativa a persone che in un certo qual modo si rivedevano nel centro-sinistra, ma non espressione dei partiti coinvolti. Alla fine tirando le somme di questo percorso che ci ha visto insieme nell'arco di un mese, credo che possiamo essere pienamente soddisfatti. Quindi dalle sue parole e dai risultati possiamo dire che non ha fatto eco qui l'urlo di Renzi di rottamare. Ma il problema della rottamazione è un qualcosa che credo allo Stato non sappiamo ancora il risultato nazionale, ma io credo che senza la presenza di persone che hanno una lunga militanza, io credo che i partiti del centro-sinistra non potrebbero andare avanti. E allora prima di parlare di rottamazione, io credo che si debba parlare della storia e soprattutto della storia degli uomini che fanno i partiti, che si svegliano il mattino presto e vengono ad allestire le sedi per fare le primarie, sono i primi a caricarsi sulle spalle tutto quello che è il peso di un'organizzazione, e sono coloro i quali quando è necessario, nei momenti di difficoltà, sono lì ad esprimere anche la loro idea. Quindi la rottamazione non deve essere la rottamazione delle persone, ma casomai la necessità di esprimere idee innovative che ci auguriamo in questa nuova fase che si apre il centro-sinistra nazionale sarà capace di esprimere. Certamente una cosa positiva che Renzi è riuscito ad innestare in questo percorso è una sorta di partecipazione nuova. Noi anche a livello locale abbiamo visto persone che non propriamente da un punto di vista storico legate al centro-sinistra, che però hanno avvertito la voglia, l'esigenza di venire a votare a queste primarie. Quindi una spinta verso la partecipazione Renzi l'ha prodotta ed è stata una spinta positiva secondo me. Dopo queste primarie, come intende proseguire il PD?
Noi apriremo subito la fase del tesseramento, quindi nei prossimi giorni dovremo lavorare al nuovo tesseramento. In un certo qual modo abbiamo già tracciato le linee di quello che sarà il lavoro politico, cioè attraverso questo coordinamento del centro-sinistra gettare le basi per un lavoro politico che poi ci deve portare alle prossime elezioni, quindi fare in modo che intorno alla coalizione Italia Bene Comune anche accesa si crei fermento e che questo coordinamento diventi un luogo di discussione e di proposta politica, con la speranza poi che insieme a quello che è il percorso legato alle tematiche nazionali si possa sviluppare anche una discussione, una sorta di laboratorio di idee che riguardi anche le vicende locali.